Il pescatore a mosca fondamentalmente è un viaggiatore. Quando si reca a pescare, normalmente si porta con sé anche il necessario per poter costruire durante le sue giornate di pesca. Accanto al morsetto airone, che noi abbiamo già visto in un precedente tutorial, un morsetto studiato per il viaggio, oggi parleremo del Travel Tool Set, il set di accessori necessario e indispensabile per il costruttore che vuol costruire anche lontano da casa sua. Vediamo ora in dettaglio, in completamento, come si struttura questo box. E cominciamo con lo spillo di servizio. Lo spillo di servizio si utilizza, ha tante funzioni, si può utilizzare per rendere più vaporoso il torace delle ninfe, per, a volte ci dà la mano anche a sistemare la colla per il nodo di chiusura e magari per rendere più vaporoso il corpo di certi terrestri. Passiamo a un accessorio che per i costruttori è indispensabile, cioè una forbice molto affilata che ci consente di eseguire dei tagli molto precisi anche quando dobbiamo lavorare su artificiali di piccola dimensione. Vediamo un G-Racles. Un G-Racles con una semplice pressione sulla clip. Noi blocchiamo la nostra Racles e poi, inserendo il dito nell'apposita cavità, siamo in grado di ruotare in sicurezza Racles durante l'avvolgimento. Arriviamo all'annodatore. In questa forma trapezoidale, girandolo invece abbiamo un pratico annodatore conico, quindi due annodatori con un unico strumento. Spostandoci da questa parte, arriviamo al pettine combo. È uno strumento molto molto utile, ci consente per pettinare soprattutto sia usando il pettine che usando la piccola spazzola le fibre per rendere i nostri artificiali un po' più vaporosi, fondamentalmente con riferimento alle ninfe. Siamo arrivati al passafilo in acciaio armonico. Con questo noi possiamo tranquillamente sostituire molto rapidamente il filo nei nostri bobinatori. Siamo arrivati al rotodubbing nella versione mini. Questo strumento indispensabile ci consente di realizzare con precisione i nostri dubbing in asola. Qui abbiamo la cavità nel quale inseriamo il nostro dito e poi, grazie a questi due piccoli gancetti in acciaio armonico, realizzeremo con semplicità le nostre asole nel quale inserire il materiale che riteremo di utilizzare. Chiude il set il nostro bobinatore, in questo caso è bobinatore della serie Elite. Qui abbiamo il cursore grazie al quale noi possiamo regolare la tensione del filo durante il nostro avvolgimento.